Hello bevitori, hello bevitrici e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi andrò a recensire la birra Toppo Extra Lager 7%. Una birra chiara, una birra ovviamente, come state vedendo, in lattina, che ha il colore della stessa dorato. Color oro, quindi parliamo di un giallo davvero intenso, anzi, azzardo a dire intensissimo. Il giallo infatti predomina nella lattina in questione. Io da cosa sono rimasto colpito nell'andarla a comprare? Proprio dalla lattina, dal colore dorato della lattina, perché il colore dorato mi ha letteralmente conquistato in pieno. È una birra, o meglio, una lattina da 500 ml, 500 millilitri. E il nome di questa birra, che è per l'appunto Top, è un colore nero. Quindi il colore della scritta è nero su sfondo giallo, giallo oro. Va bene? È una birra danese. Parliamo finalmente di una birra che proviene dalla Danimarca. Quindi sono curiosissimo di scoprire il sapore, quindi l'aroma, con voi esimi utenti di YouTube. Ma prima di venire al dunque, devo prima di tutto dare un voto alla lattina. Beh, il voto è 9, una lattina da 9 come voto complessivo, e leggere, come sempre faccio, la angelicata etichetta. Ok, qui c'è veramente molto da leggere, quindi dovrò utilizzare tutte le mie doti da lettore per catapultarvi, idealmente parlando, all'interno della birra in questione. Dalla tradizione birraia danese, la Extra Lager di Top, una birra dal temperamento forte, caratterizzata dal calore della creazione alcolica che la rende ideale per le tue serate, contiene malto d'orzo, alcol 7% vol. Questa birra ha una gradazione alcolica di 7 gradi circa, va bene? Da consumarsi preferibilmente entro il, ma non ci interessa. Superior quality imported from Denmark premium beer. Che pronuncia, ragazzi? Si vede che ho fatto il linguistico, vero? Sono uscito dal linguistico, pensate, con 63 centesimi. 63 in punto. Top extra lager 7% alcohol. Ceres, sotto c'è la scritta, o meglio il logo della Ceres. Quindi avrà il sapore della Ceres? Non lo so, non lo so, non posso saperlo. Lo scopriremo solo vivendo, o meglio, lo scopriremo solo bevendo. Va bene? Ah, mi colpisce di questa birra, o meglio della lattina, il logo che è quello di una barca, anzi una nave, non una barca, con sopra la bandiera della Danimarca. La troviamo qua, la bandiera, ma anche sopra al logo della birra in questione. Danish quality beer brewed and bottled by Royal Unibrew als Faxe Ale 1.4640 Faxe. Oddio, ma non è che è una Faxe? Spero proprio di no. Devo, come dire, devo andare a sentire l'odore per capire se di fatto, de facto, è o no una faxe. Va bene, bando alle ciance, una durata di bisogno darla per forza. Uno, due, tre, via. Caspita, ragazzi, l'odore sembra effettivamente parlando quello di una faxe IPA. Quella birra proprio che a me non piace, ragazzi. Io ho detto già in tanti video che la IPA, la faxe IPA a me non piace. Sono pareri, sono gusti. De gustibus non disputandum est, così dicevano anticamente i latini. Caspita, ragazzi, sembra veramente l'odore di una Faxe IPA e spero che non sia lo stesso sapore. Va bene? Lo scopriremo solo vivendo, o meglio, lo scopriremo solo bevendo. Ma bando alle ciance, esimi salute, 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 tanta, tanta salute per voi e per tutti, fratelli e sorelle carissime. Dicevo, bando alle ciance. Devo bere almeno tre per capire il sapore. Uno,
togliamo bene la, scusate, ma devo togliere di fatto, togliamo questo frenetto che a me dà fastidio non poco. 1, 2, 3, via. Diamine. Oddio. Anzi, no. Allora, di primo acchito, bevendola, il sapore è vagamente simile proprio alla Faxe IPA, la birra che a me non piace. Quindi, diciamo che di primo acchito sembra di trovarsi davanti ad una Faxe IPA, ma alleggerita nel retrogusto, che significa che il retrogusto non è esattamente quello di una Faxe IPA, però all'inizio, mandandola giù, sembra effettivamente parlando che de facto, abbiamo una Faxe IPA, birra che a me non piace, quindi amara. Però poi, con il passare degli secondi, degli istanti, il sapore si alleggerisce e l'aroma anche. Di conseguenza, la Faxe IPA lascia spazio ad una birra che non è effettivamente parlando la Faxe IPA, però all'inizio il sapore è molto vicino, azzardo a dire vicinissimo, proprio alla famosa Faxe IPA, che ripeto di nuovo per la seconda volta, a me non piace, va bene? Come birra quindi non è malvagia, cioè all'inizio è da 3, è da 4, non di più, però poi il retrogusto è un retrogusto mais, di mais, cioè maltato, di malto. Va bene, quindi di fatto dà comunque un certo, chiamiamolo, piacere, tra virgolette, se così può essere definito. Quindi, complessivamente parlando, come voto le do un 6,5. Non do 7, non do 8, non do 9, non do nemmeno ovviamente 10, perché effettivamente parlando il 10 non se lo merita neanche il 7, neanche l'8, neanche il 9. Ok? Do un 6,5, forse anche troppo. Va bene? Però, siccome spero che possa comunque sposarsi con quelle che sono le vostre indicazioni o i miei vostri gusti, lascio comunque un margine di apertura minimo, altrimenti avrei dato il 6 e basta. Invece, siccome sono fiducioso che questa birra magari si lascia apprezzare meglio, do, ripeto, un 6 e mezzo complessivo come voto. Fresca e fresca del frigo, è una birra chiara, ripeto, lager extra. Ecco, la gradazione alcolica si sente? Domanda per Leandro, me conosciuto italiano. Sì, io la gradazione alcolica di fatto, la sento, la percepisco. Va bene, quindi comunque c'è una gradazione che si percepisce piuttosto bene. Detto ciò, grazie a Leandro, il narratore, o meglio il conosciuto italiano di Roma è tutto. Iscrivetevi sia al narratore che al conoscitore, però ormai sono tornato a fare video su conoscitore. Va bene, ciao a tutti, da Leandro ripeto, un salutone, fatemi una bella foto. Bene, è tutto da parte mia, ciao e una buona serata o una buona giornata a voi. Ciao.